Viaggio, Tempo, Vita di Silvana Nania. Mio padre ricevette la cartolina di richiamo alcuni giorni prima della data del matrimonio, nel 1941, e pochi giorni dopo partì. Hanno bombardato sul treno dove c'era Enzo, preghiamo, davanti al quadro che raffigura Gesù con la Madonna, dalla zia Anna. Io ancora non parlavo molto bene, ma capì benissimo quello che mi diceva la mia mamma. Dopo ventiquattro ore, in fondo al vialetto della casa dei nonni, al cancello di ferro, apparve un tizio tutto grigio, coperto di polvere. Il cane abbaiava e il tizio diceva: Buona zazzà, sono io. Sono Enzo, sono vivo. Nina, che era sulla terrazza, iniziò a gridare "È arrivato il mio papà! Lui una volta entrato posò lo zaino a terra e prese in braccio la sua piccola. La bimba poi si addormentò tra le braccia di questo sporco soldato, che non era stato riconosciuto neanche dal suo cane, ma dalla sua piccoletta, sì. La guerra ci separò di nuovo. Papà fu preso dagli inglesi nei pressi di Rosolini e portato in Africa, dove restò prigioniero, passando dopo agli americani, e in seguito fu trasferito a Marsiglia. Storia di un amore di Lina Tringali Partiti da Catania, siamo arrivati a Messina alle 12.30, dalle 13 e dalle 16, ora in cui parte la nave traghetto, le bombe da duemila hanno colpito la città e la stazione, che era una vera rovina, ed uno spettacolo terrificante. Vedere qui in strada carri armati rovinati come se fossero di Creta, vagoni interi distrutti e quell'ammasso di ferro contorto come fossero giocattoli. Essendo stato colpito pure un vagone della posta, vi era una montagna di carta, di pacchi bruciati o stracciati. Il resto lo immagini. Continuo per dirti che abbiamo attraversato tutte quelle macerie e finalmente arriviamo sulla nave traghetto dove abbiamo dovuto aspettare il treno di feriti che venivano dall'Africa e dalle 12.30 si parte alle 14.30. Siamo appena usciti dal porto, che suona l'allarme, e lì, figurati, non mi sono mai impressionata tanto. Abbiamo subito messo i salvagente, e raccomandandoci a Dio ci siamo tutti riuniti vicino a una porta di sbarco. La nave, che per avaria avute in guasti precedenti, andava con un solo motore, e quindi lentamente ha fatto la traversata girando da costa a costa e finalmente dopo un'ora e mezza si arriva a Villa Sani e Salvi perché era già finito l'allarme Racconto l'odissea di mio padre durante la Seconda Guerra Mondiale di Mariella Tringale Oggi che tu non ci sei più caro papà mi ritrovo a rileggere il tuo diario per capirti meglio e così capire meglio me stessa. Con questo mio lavoro di rilettura e scrittura vorrei dare nuova voce al tuo racconto dei patimenti subiti e valore alla causa di voi militari che avete deliberatamente scelto di essere prigionieri dei tedeschi divenendo imi, piuttosto che tornare a combattere al loro fianco assieme ai fascisti per una guerra in cui non credevate più. Anche la vostra azione è degna di onore e merita il giusto riconoscimento dalla storia, perché con la vostra astensione dal prendere le armi contro i vostri simili avete dimostrato coraggio e avete portato avanti una vostra forma di resistenza. Diario della seconda guerra mondiale vissuta e sofferta dal combattente Tringale Emilio, di Emilio Tringale. Non sono uno scrittore, ma un estensore di fatti che ho realmente vissuto e sofferto, rimasti per lunghi anni abbozzati in quaderni diario, in fogli di appunti e mai raccolti per darne un'unica forma letteraria, personale e familiare. Finì per me la lunga vita militare, i richiami per istruzione e per ultimo la lunga prigionia. Alla frontiera italiana il lungo treno si fermò, diedi un rapido sguardo ad una miriade di foto e di scritti affissi e compresi quanto dolore la guerra portò in tante famiglie italiane. Erano richieste di notizie di mamme e di spose che attendevano il loro figlio o marito di ritorno come me dalla prigionia. Era la tragica fine di una guerra perduta, non parate di giovani vittoriosi, ma rientro di prigionieri di guerra. Saro fu mandato in Africa, nella regione della Cirenaica, a combattere la guerra di Bengasi e dopo ancora ad Alessandra d'Egitto. In mezzo a quell'inferno non desiderava altro che riportare se stesso a casa. Quanti commilitoni aveva perso lungo quelle strade? Giovani della sua stessa età che non avrebbero più riabbracciato i loro cari, né più toccato la loro terra. Fu fatto prigioniero insieme agli altri soldati e fu deportato in Inghilterra. Anche quando la guerra cessò, il rimpatrio dei prigionieri si fece attendere. Il viaggio era stato lungo e estenuante. Ammassato ovunque su quella nave, in condizioni igieniche precarie, aveva conosciuto altri uomini che, come lui, erano ancora sofferenti per quella guerra che gli aveva portato via anni di vita e affetti familiari. Un lungo viaggio in treno lo avrebbe riportato nella sua isola. Cominciò a vedere nella sua città le ferite che i bombardamenti avevano lasciato. Si sentiva angustiato per quei momenti di terrore che avevano vissuto le persone a lui care, mentre era lontano. Col fuoco sotto i piedi di Maria Rita di Mauro.